fermarla ormai. Quest'Italia che cambia siamo noi. Noi non abbiamo l'ambizione, né la presunzione, né l'arroganza di insegnare cose che non, delle quali non abbiamo competenza, però abbiamo la presunzione, quella buona, di trasmettere un sapere che a noi ci è stato trasmesso per fortuna dalle generazioni precedenti, dalle nonne, dagli zii, dalla famiglia. Ci siamo dette, riportiamo questi saperi, che erano saperi semplici, riportiamoli alla conoscenza di tutti, perché tutti debbono poter avere la possibilità di fare una passeggiata e di capire che in un metro quadro, un fazzoletto di terra, ci può essere il cibo. Altra attività che Semilune fa è l'organizzazione di un evento annuale che si chiama Erbacce Dintorni. Nasce come gruppo Facebook. Inizialmente è stata aperta, diciamo, quasi casualmente, perché io mettevo sulla mia pagina dell'azienda anche le erbe spontanee che c'erano nel mio orto, perché le vendevo, le consigliavo ai miei clienti come cucinarle, cosa potevano farci. E mi è stato consigliato: ma perché non fai proprio un gruppo dedicato? Siamo arrivati a 41.000 e passa persone che semplicemente postano delle foto per il riconoscimento delle erbe, e da lì si parte poi per approfondire, per studiare cosa ci faccio, la mangio, mi posso fare una tisana, non la posso usare da mangiare, però magari posso intrecciare o fare un eco printing e stampare sulla stoffa. È tutto un mondo che va preservato. Il primo evento è stato nel 2015, lì abbiamo chiamato un po' tutti quelli che nel gruppo facevano delle cose con le erbe. C'è stata un'affluenza, diciamo, di persone notevole. La seconda edizione l'abbiamo fatta l'anno scorso a Bracciano, sempre organizzando sia conferenze, quindi sia una parte teorica che una parte pratica. Ci piacerebbe anche molto che l'evento Erbacce Dintorni fosse un momento totalmente gratuito per tutti, dove si possa venire ad imparare, a seguire corsi, a fare escursioni, ascoltare musica, parlare, tutto senza dover pagare nulla. A noi piacerebbe proprio che diventasse un evento sentito da tutti, e quindi da tutti coloro che hanno qualcosa da dire in merito, o comunque da tutti quelli che hanno qualcosa da imparare da una cosa del genere. Per noi l'Italia che cambia è l'Italia che prende coscienza di sé, delle proprie ricchezze, della propria cultura. Noi, devo dire, non prestiamo molta attenzione a questa cosa, e secondo me un'Italia che cambia dovrebbe farlo. E forse l'Italia che cambia dovrebbe guardare un po' alla nostra sana economia, quella piccolina, dal basso, che poi è la ricchezza. Il prodotto interno lordo non ci rappresenta. A noi ci rappresenta la felicità di poter vivere in un mondo giusto, sano, equilibrato, e di contribuire a mantenerlo tale. Questo è il nostro PIL, diciamo. Io credo che l'Italia che cambia sia un'Italia consapevole, dove le persone stanno cominciando a rendersi conto che ogni scelta, anche la più piccola nella quotidianità, si ripercuote su un sistema molto più ampio. Se noi lo facciamo in modo consapevole, possiamo essere portatori di un cambiamento epocale, forse, visto che ci siamo lasciati un po' trascinare, abbiamo perso tutto questo. Siamo noi che portiamo i cambiamenti, in Italia e nel mondo. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia